Torniamo di nuovo a Wall Street con Federico Righini, Equity Trader, JC Group Capital. Buongiorno. Ciao, buongiorno. Abbiamo seguito in diretta la partenza americana. Mi può confermare se il listino si presenta forte in apertura di giornata e se può tenere questo ritmo? Sì, assolutamente. Abbiamo visto stamattina gli indici partire in rialzo, addirittura prima della apertura del mercato i futures puntavano addirittura a un rialzo dell'1%, poi si sono riabbassati poco prima della apertura del mercato, quindi siamo aperti adesso in questo momento con uno 0,5 sull'S&P, il Nasdaq un po' più debole, però ecco, stabilizzazione del petrolio e stimoli probabili che verranno dal Giappone fanno respirare un po' questo mercato che nelle ultime due settimane ha trovato un po' di ambiente correttivo, si è stabilizzato sopra i supporti del 2040 e in questo momento sta trovando un po' di sollievo intorno a questi livelli. Sarà importante, diciamo, nei prossimi giorni verificare quello che sarà la tenuta di questi livelli che siamo andati a testare nel passato per sezione, per vedere poi quale sarà la direzione che il mercato prenderà successivamente. Noi non crediamo che a questi livelli ci siano in questo momento addirittura ragioni fondamentali per cui un mercato possa spingere tanto più in alto di quanto già ha fatto fino ad adesso. Quindi ci aspettiamo più un ritrattamento e poi eventualmente anche una correzione un po' più lenta, più che uno sprint e un rally verso nuovi massimi. Ecco, quindi la correzione che abbiamo visto la scorsa settimana è terminata oppure no? Questo è quello che non ci aspettiamo. Noi crediamo che sia una piccola correzione, che comunque abbiamo visto ancora i livelli di volatilità e l'indice di VIX, quindi di paura che c'è nel mercato, sono molto bassi. Abbiamo visto un VIX che nonostante questa correzione si è tenuto su livelli molto molto bassi, è arrivato al 15,5 al massimo. Quindi non c'è stato, non si può neanche chiamare correzione quella che è accaduta nell'ultima settimana, semplicemente c'era un indice molto esteso che si è riappoggiato intorno a livelli, ai suoi livelli, ai livelli, diciamo, si è ritornato con un processo di inversione verso la media a quelle che erano le sue medie. La correzione si avrà se questo livello di 1040 punti dovreste cedere e non possiamo chiamare correzione una caduta del mercato con una volatilità ancora più alta. In questo momento questo ancora non è avvenuto. Ecco, vorrei accompagnare questi commenti che interessano direttamente la borsa anche con alcune considerazioni legate all'andamento del petrolio. Il Brent a Londra sta guadagnando l'1,8% ed è attualmente intorno ai 44,45, quindi vicino ai massimi dell'anno, mentre il WTI sale dello 0,8% rispetto a ieri ed è sopra i $44. Secondo i commenti di alcuni analisti, la performance del mercato dipende anche dalla tenuta del prezzo del petrolio. Sentiamo se è davvero così. Bisognerà guardare naturalmente anche il rapporto di cambio dollaro-yen in particolare, ma ci colleghiamo in particolare con gli esperti di materie prime per capire come orientarsi sul greggio. Con noi anche Alessandro Zappa. Buongiorno. Buongiorno. Commodities Partners. Allora, oggi il prezzo del petrolio sale o scende? Oggi il petrolio sta un po' recuperando dopo un'apertura che l'aveva visto scendere sotto i $44 per barile, adesso siamo tornati sopra i 44. Diciamo che c'è un po' di battaglia, perché nel fine settimana abbiamo avuto il rimescolamento in Arabia Saudita, il scambio del ministro del petrolio, quindi una figura chiave. Il nuovo ministro del petrolio sembra piuttosto aggressivo in termini di politiche commerciali, quindi questo in teoria dovrebbe portare a una discesa dei prezzi. In realtà in questi giorni stiamo vivendo anche gli incendi nell'Alberta, in Canada. E a seconda di come vanno questi incendi, a seconda di quanto sono vicini e lontani ai campi petroliferi, questo condiziona abbastanza il prezzo del petrolio. Non dimentichiamoci che c'è in gioco in quell'area 1 milione di barili al giorno di produzione, quindi una cifra insomma non irrilevante, in grosso modo l'1% della produzione globale. Quindi sono questi due fattori che stanno un po' condizionando in questi giorni, tant'è vero che il petrolio è rimasto abbastanza immune anche a una correzione che poi ha interessato le altre materie prime invece in maniera più vistosa. Quindi petrolio ancora abbastanza sostenuto dagli acquisti.
Domanda per il dottor Righini, il signor Benedetto da Torino. Righini, le pongo questa domanda che ha a che fare con Wall Street ma anche con le borse europee. Il telespettatore scrive giustamente: come volevasi dimostrare, le borse europee oggi come sempre dipendono dai mercati americani, quindi le chiedo se condivide questa prima idea del telespettatore. E poi la seconda parte della domanda: quando i mercati europei, chiede il risparmiatore, potranno essere meno dipendenti da quelli statunitensi secondo voi? Beh, sicuramente vediamo che i due mercati si influenzano a vicenda, con l'americano sicuramente che ha un peso più alto. Soprattutto così è stato quando tutto va bene, ovvero quando non c'è nessuna crisi, quando non c'è nessun tipo di rischio sistemico. Vediamo che il mercato americano, che è generalmente quello a guidare un po' più quello europeo, abbiamo visto però che è anche vero altrettanto che negli ultimi 7-8 mesi, soprattutto con la turbolenza che è iniziata durante dicembre del 2015 e anche prima, agosto 2015, sui mercati, come anche il mercato europeo è stato assolutamente in grado di influenzare quello americano. Quindi sicuramente andiamo verso un paradigma dove l'economia è sempre più globale e dove l'influenza è sicuramente reciproca e importante. Certo è, quando si fanno queste considerazioni è sempre bene pensare che anche la capitalizzazione del mercato americano è sicuramente molto più alta di quello europeo, quindi sicuramente ci possono essere delle influenze un po' più maggiori che vengono dall'oltreoceano. Continuiamo a seguire insieme l'apertura della borsa americana. Goldman Sachs è il titolo migliore del Dow Jones, quindi guadagna l'1,5% dopo una serie di giornate difficili per Goldman Sachs e le banche americane. Oggi vediamo un segno più. Goldman in terza insieme a Nike, tra i migliori del Dow, indice che, lo ripeto, guadagna lo 0,7%. Anche United, Boeing, JP Morgan Chase sono i titoli migliori in apertura. Per quanto riguarda i cali, solo due frecce rosse, Pfizer e Apple. Ancora una domanda per il dottor Righini da parte del signor Roberto da Milano. Righini, la domanda è: nell'ipotesi di correzione dell'S&P 500 potremmo andare sotto 2015? Io credo assolutamente sì, credo che se il livello 2040 non dovesse reggere, la prima soglia sarà quella del 1990 e dopo quella del 1950, questi sono i due livelli che guarderemo, quindi credo assolutamente sì. Quindi crede di sì. Allora vediamo anche le altre domande. La signora Massimina, che target vedete per Apple? Ma questo purtroppo non posso, la legge mi impedisce di dare questo tipo di opinioni. Sicuramente Apple, quello che posso dire è che in questo momento poggia su livelli minimi storici, per cui ecco, non è a mio parere un momento in cui è tanto più di quanto è, soprattutto in un ottimo lungo termine, sicuramente probabilmente non è il momento adatto questo per uscire, che sia dentro per il lungo termine, quindi in grandi orizzonti, se per considerazioni di trading sono tutte totalmente diverse, però nel lungo termine credo che da questi livelli è proposta avere più da offrire. Va bene, una domanda invece per il dottor Zappa, che ha a che fare con una società che opera nel settore delle materie prime. Si tratta di Petrobas, quindi parliamo di società legate al petrolio. Allora, le pongo la domanda, Zappa, mi sente? Sì, la sento. Il signor Giancarlo da Venezia pone questa domanda: volevo acquistare obbligazioni Petrobas, cosa mi consiglia, euro o dollari? Urca. Euro-dollari dipende evidentemente dall'andamento dell'euro-dollaro. Noi ci aspettiamo che l'euro, al di là di qualche movimento di assestamento, rimanga abbastanza sostenuto contro dollaro da qui a qualche mese. Dipende dalla scadenza delle obbligazioni. Se pensa ad obbligazioni a diciamo non a scopo speculativo ma a scopo di portafogli, deve tenere un portafogli per più di un anno, penso che sia meglio in dollari. È l'emittente casomai che dovrebbe essere oggetto di una riflessione.